Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. La tradizione dell'alta sartoria milanese sfila in passerella per mostrare il meglio delle tendenze dei colori della prossima stagione. È il grande filet della sartoria, organizzato ogni anno da Unione Artigiani di Milano, Monza e Brianza e da Camera di Commercio di Milano e Fondazione Lanfredini. Giunto alla sua 15ª edizione, il défilé ha avuto come protagonista assoluto il colore. I maestri della sartoria milanese hanno portato in passerella la tavolozza dei colori del 2013 per rendere omaggio alla creatività e allo stile che hanno fatto di Milano la capitale mondiale della moda. Si tratta di cercare di mantenere in vita la sartoria su misura, sia maschile che femminile, che per fortuna la sartoria femminile è molto più viva di quella maschile, perché la maschile è un pochino che comincia a esserci molte chiusure per la sartoria maschile, sì. Questo è il défilé dei maestri sartori, è la 15ª edizione, il tema sono i colori e praticamente sarà una nuova emozione dove descriveremo praticamente i maestri sartoriali che faranno di nuovo degli abiti unici ed esclusivi su misura. Praticamente viene rappresentato con uno sfondo come ogni anno, che era milanese, come in questo caso sul Naviglio. L'edizione di questo anno ha avuto come motivo conduttore i rapporti internazionali, tanti gli ospiti stranieri presenti, tra cui i più importanti rappresentanti del corpo consolare milanese. Per la prima volta a sfilare in questa edizione ci sono stati anche i modelli creati da 4 componenti della Scuola Internazionale di Moda di Burgo. Ad uno di loro è stato assegnato il premio Ago d'Oro. In tempi di crisi la sartoria milanese è una realtà consolidata, soprattutto tra i giovani. Una ditta su 12 ha un titolare con meno di 30 anni, secondo un'elaborazione della Camera di Commercio su dati del registro delle imprese. La maggioranza è al femminile, ma gli uomini della sartoria milanese sono comunque il doppio che in Italia. Vogliamo esaltare l'artigianalità nella moda, che è sempre stata e lo è ancora la punta di diamante del Made in Italy in campo della moda, e attrarre le nuove generazioni, perché stranamente questo è un mestiere che ha difficoltà di ricambio generazionale, cioè i giovani non si avvicinano a sufficienza a questo mestiere, e in tempo di crisi, in tempo di disoccupazione è un peccato lasciare spazi vuoti che potrebbero essere occupati dai giovani. Certo, ci vuole mestiere, capacità e manualità, ma i nostri sarti sono anche disposti a insegnare alle giovani generazioni.